Ehi, Golf, guarda qui! Se le uniche sigle che vi vengono in mente quando pensate alle hot hatch sportive sono GT ed RS, beh, da oggi dovrete aggiungere anche N. N sta per Namyang, la sede dove è stata progettata questa vettura. Stiamo parlando della i30N, che oggi finalmente arriva su strada con questo trattamento a base di steroidi che dona all'auto un aspetto veramente cattivo, un'aria sicuramente corsaiola e aggressiva, ma che appunto le permette, grazie alle innovazioni tecniche introdotte sotto la pelle della vettura, di competere nella parte calda del segmento contro rivali molto più blasonate, affermate e soprattutto con il coltello tra i denti. Le novità sono tantissime, si tratta di una vettura nuova per Hyundai. Questa è la prima auto marchiata N, che come vi ho detto deriva dal luogo dove questa macchina è stata pensata, ma anche N sta per Nürburgring, perché il Nürburgring è stato il teatro che ha visto quest'auto crescere e macinare milioni di miliardi di chilometri. Sotto il cofano abbiamo un'unità 2 litri TGDI con tecnologia Twin Scroll, che porta la potenza in questo caso a 250 cavalli. Questa è la versione standard, la vediamo, sembrano praticamente uguali, si riconosce soltanto dal fatto che questa ha pneumatici che corrono su cerchi da 18 pollici e dei freni leggermente più piccoli, ma comunque il valore di coppia rimane invariato, sono 350 Nm, siamo sui 1400 kg di peso e comunque l'auto è già ottima come base. È un'auto pensata non solo e soltanto per le prestazioni pure, ma è un'auto anche pensata per l'esperienza di guida di tutti i giorni, e dopo appunto ve lo faremo vedere. Lei invece è quella più cattiva, i cavalli salgono a 275, abbiamo anche un intelligentissimo overboost che per circa 7-8 secondi nei rettilinei vi permette di accedere a una potenza di, per quanto riguarda il valore della coppia, di circa 380 newton per metri. Qui abbiamo anche cerchi da 19 pollici con pneumatici Pirelli appositamente sviluppati per la vettura, quindi un lavoro veramente di fino. All'esterno invece vediamo che la macchina comunque si presenta in linea con gli standard di questo segmento. Qui davanti ad esempio abbiamo questa presa che è un vero e proprio air duct che convoglia aria all'interno del cerchio, va a far lavorare meglio i flussi e permette di estrarre più aria calda. L'aerodinamica continua poi nella parte laterale con questa minigonna, mentre nel sottoscocca ci sono dei pannelli che riescono a rendere i flussi più omogenei, li sparano verso l'estrattore posteriore. Qui addirittura anche la parte posteriore, la parte inferiore del catalizzatore ha una sorta di effetto Venturi che appunto aiuta l'auto a ridurre l'effetto lift, quindi si ha un'auto veramente molto efficace alle alte velocità. Vi apro anche la bauliera, perché nel pack da 275 cavalli abbiamo una stiffness bar che incrementa ancora di più la rigidità torsionale della parte posteriore e rende la macchina veramente stabile, soprattutto nell'inserimento nei curvoni un po' più veloci. Qui per il resto ci sono questi bellissimi scarichi che emettono un sound veramente fantastico. Credo che sulla categoria non ci siano macchine capaci di suonare in maniera così rauca, ma anche con una timbrica così ben delineata. Io l'unico sound per ora che ho ritrovato su questo tipo di macchine è su una vettura che ha 100 cavalli di più e 4 ruote motrici, per cui vi lascio immaginare poi dopo quando lo sentirete di che cosa sto parlando. Non si tratta di un'auto tutta muscoli e niente cervello. L'ambiente per esempio è rifinitissimo, i materiali sono curati e l'accoppiamento delle plastiche è assolutamente a livello delle concorrenti che questa macchina intende andare a sfidare. Anche per esempio i sedili, ci sono dei sedili opzionali a guscio della Recaro che sono veramente spaventosi, ma questi per la vita di tutti i giorni sono confortevoli. Sul volante invece ci sono troviamo tutti i controlli con il drive mode e questo tastino con questa bandierina a scacchi che dopo vi farò vedere che cosa fa. A livello invece di aiuti abbiamo tantissime cose, ad esempio il lane keeping assist, lightning assist, il forward collision warning, il driver attention warning e l'intelligent speed limit warning, per cui vedete, si tratta veramente di un'auto pensata non solo per divertirsi, per spremerla, ma anche per avere un compagno di vita tutti i giorni. Tra l'altro molto pratica, diciamo, perché si tratta poi della solita i30 che a livello di dimensioni e caratteristiche, tolti 8 mm di altezza, della Hyundai che vediamo tutti i giorni sulla strada. Direi che allora è arrivato il momento di andare a vedere come si comporta quest'auto in strada e magari dopo ci facciamo anche un salto in pista. Eccoci qui allora a bordo della i30, ce la siamo presa per fare un giro intorno all'autodromo di Vallelunga. Dunque, in questo momento stiamo viaggiando in modalità normal, ma possiamo mettere anche eco, ad esempio, tramite il selettore sul volante. E vi dico, la sensazione è quella di una macchina tranquillissima, la lascerei sia a mia sorella che a mia madre per andare
o a farsi i capelli o al supermercato a fare la spesa, perché è veramente molto facile da condurre. Cambia la risposta dell'acceleratore, dello sterzo, ma anche l'assetto risponde in maniera totalmente diversa. Siamo di fronte a una vettura incredibilmente docile, sentite, è anche molto silenziosa, assolutamente non ci sono i classici rumori che possono entrare dentro l'abitacolo e andare un po' a disturbare il comfort di marcia, devo dire, per cui l'ambiente in questa modalità comfort o comunque anche eco, che aiuta anche un po' i consumi, è diciamo ottima come macchina di tutti i giorni. Sempre intervenendo su questo pulsante abbiamo la possibilità di scegliere la mappa sport, la mappa sportiva, che sì, diciamo, dà qualcosina in più. Si sente che la macchina subito è un po' più reattiva, lo sterzo si irrigidisce, anche le sospensioni hanno una risposta diversa, ma comunque è un cambiamento quasi impercettibile, a meno che non abbiate una sensibilità stratosferica. Il bello accade quando invece premiamo questo pulsante qua. Beh, che dire, in N la musica, proprio la musica, come quella che esce dallo scarico, cambia totalmente. Direi abbiamo una macchina assolutamente diversa da quella che troviamo nelle altre mappature. Abbiamo una macchina sicuramente molto più reattiva, molto più brillante, con una risposta più cattiva, ma partendo dal volante troviamo uno sterzo molto più diretto. Il contatto che vi porta ad avere con le ruote anteriori, con l'anteriore dell'auto, è avete sentito? È assolutamente preciso, non sapete esattamente dove sono le ruote e quello che stanno facendo. Tra l'altro, l'aderenza offerta da questi pneumatici è veramente pazzesca. Bisogna stare un po' attenti in inserimento. Dietro c'è la terza guerra mondiale. Mamma mia! La progressione anche è molto semplice, il motore in questo momento è al massimo di quello che può offrire, ovvero tanta potenza, ma grazie alla tecnologia Twin Scroll riesce a essere sempre molto progressivo, non ci sono mai strappi e non c'è neanche tanto turbo lag che si muove un pochino. Non c'è neanche tanto turbo lag, dicevo, che vi fa ritardare un po' l'uscita dalla curva. Il tutto poi inserito nel pacchetto di sospensioni e differenziali a controllo elettronico rende l'auto estremamente precisa da guidare, direi un'esperienza veramente emozionante, coinvolgente. Direi gli Hyundai fanno benissimo a misurare quest'auto non in RPM ma in BPM, ovvero nei battiti del cuore, perché come vedrete, anche se ormai lo sapete che con me basta poco, riesce veramente a stamparti un gran bel sorriso sulla faccia. La macchina è comunque facile, è intuitiva e poi scusate, ma credo proprio che quegli scoppi, quelle bombe che ogni tanto partono dal posteriore valgano, sicuramente non tutto il prezzo del biglietto, ma una buona parte sicuramente. Proprio le sospensioni giocano un ruolo da protagonista in questa vettura, che riescono sempre ad adattarsi al meglio ad ogni ambiente, anche a queste strade tremendamente sconnesse. Che colonna sonora, che colonna! Mi viene voglia di togliere il piede dal gas solo per sentire questo scoppio assurdo. Qui ci aiutiamo un po', ecco fatto! Veramente un'auto eccezionale, direi. Non mettiamo un attimo la modalità normal, visto che siamo tornati nella civiltà. Direi un'auto che su strada riesce veramente a sorprenderci. Secondo noi, appunto, gli innumerevoli chilometri percorsi al Nürburgring riescono a dare a quest'auto sia un'ottima usabilità, diciamo, in termini prestazionali, ma comunque la rendono un'auto che è capace veramente di adattarsi a ogni situazione, in qualunque contesto, anche quando la strada tende a far muovere un po' la vettura. Tra l'altro, l'acciaio usato per il telaio di quest'auto ha una rigidezza totalmente diversa e quindi, appunto, riesce a garantire maggior precisione e anche maggior stabilità con la vettura. Una cosa importante, direi un dato che forse è un po' la chiave delle prestazioni di quest'auto, è il fatto che circa il 60% dei componenti siano stati impiegati per correre la 24 ore del Nürburgring. Che cavolo, la 24 ore del Nürburgring, avete presente fare 24 ore in pieno su quel circuito? Chiaramente la macchina aveva
il resto dei componenti come gomme e freni da corsa ovviamente, ma comunque il fatto che siano riusciti a portare a termine la gara piazzandosi inoltre, ecco il collega, piazzandosi inoltre 50esimi su oltre 160 auto, secondo me la dice veramente lunga sulle potenzialità di questa vettura, che mi azzardo a dire può veramente permettersi di non aver paura a entrare nel territorio di cose che si chiamano Golf R e simili. Poi magari potremo organizzare qualcosa insieme e vedere se quest'auto riesce a tenere testa a queste altre vetture. Io direi che vi faccio vedere anche qualcosina di quest'auto in pista qui a Vallelunga, poco perché c'è stato un piccolo problema che ci ha rallentato, e già lì si riesce anche a capire il potenziale che questa vettura riesce a esprimere, non nel suo habitat naturale perché in Hyundai ci tengono a precisarlo, ma comunque un bel parco giochi per quest'auto. C'è da spingere, sai il fatto suo, direi. Siamo nella pista di Vallelunga, fantastica devo dire, molto impegnativa, anzi stiamo seguendo la pace car in questo momento. Le sensazioni da subito sono molto positive, direi. È un telaio che risponde molto molto bene agli input. In questo momento siamo sul performance back, passiamo un'altra vettura, dicevo il performance back, per cui un po' di cavalli in più rispetto alla versione standard, ma anche dei cerchi più grandi e la stiffness bar al posteriore, che sicuramente in termini di precisione del retrotreno, soprattutto in inserimento, dà qualcosa in più, soprattutto in pista. E il tutto è accompagnato, devo dire, da questa colonna sonora veramente di, devo dire, di spessore. Non me l'aspettavo sinceramente. Hyundai ha fatto veramente un grandissimo lavoro con questa macchina. Un lavoro che magari non porterà in dote il prossimo record sul Nürburgring per la categoria, ma pur sempre una prova di come le competenze e le capacità riescano ad avvicinare e insidiare in maniera molto pericolosa le più blasonate dei colossi che giocano a chi fa la voce più grossa da ormai anni. Solo il cronometro potrà dirci se questa i30N sarà più veloce delle concorrenti. Quello che ci sentiamo invece di garantirvi per adesso è che sicuramente l'auto sarà sempre pronta a tirarvi sul morale e a farvi tornare il sorriso.